parola al Presidente e mi saluti, grazie. Buongiorno a tutti, grazie della vostra partecipazione, nonostante che inizia nel mese di luglio, spero caro Enzo che è l'ultimo, no? Di una delle pelle, perché vi vedo molto abbattuti e stanchi, vogliosi, bramosi di andare sulle spiagge. Niente, io volevo salutare il relatore, in particolar modo l'ingegnere Zamboli, che si può dire che è il nostro padrino della formazione, ci ha tenuto al battesimo quasi 20 anni fa, dandoci l'opportunità a parecchi di noi, più o meno quelle della mia età, con i famosi corsi sulla sicurezza, e che bene o male in 20 anni ci ha consentito comunque di dire la nostra nel campo edilizio. Quindi un grazie particolare all'ingegnere Zampoli. Non mi voglio dilungare per più in più. L'ultima cosa che volevo dire, giusto per modo se vi organizzate, noi siamo presenti a Lecce o a Milano come stand Collegio del Gioco di Avellino, sia all'interno dell'Expo e sia al centro di Milano, alla galleria, come si chiama, Meravigli, una cosa del genere, che è di proprietà della cassa, e quindi là stiamo dal 28 settembre al 2 ottobre, cioè quella settimana abbiamo scelto. Quindi se qualcuno è interessato a se fare un giro all'Expo, sarebbe opportuno che se lo facesse in quel periodo, così è più fresco e più ragionevole. Non voglio dilungarmi e rubare tempo al carissimo avvocato, ingegnere e avvocato De Vita. Vi ringrazio di nuovo per la vostra attenzione e buone vacanze. Grazie Presidente. Allora iniziamo questa giornata di studio parlando del litigio domeniale e in particolare dell'intolleranza ai comuni. Trattiamo questo argomento, questo è il terzo seminario, giusto avvocato Terrazzi, questo è il terzo seminario sul condominio. Abbiamo iniziato, se vi ricordate, qualche anno fa sulla struttura del condominio, poi abbiamo parlato dell'amministratore di condominio e oggi parliamo delle liti che ci serve. È una cosa importante anche nella nostra missione, che opportunità di lavoro e quindi di business. Quindi l'abbiamo diviso in aspetti giuridici e aspetti normativi. Gli aspetti giuridici parleranno gli avvocati presenti e inizieremo subito con l'avvocato De Vito, che ci illustrerà le norme del condominio e della misura di condominio. Prego. Si avvierà un doppio binario, nel senso che rispetto all'ente pubblico, all'ARPA, insomma, a tutte l'esercizio che produrrà i rumori risponderà alla pubblica amministrazione, ma allo stesso tempo nei rapporti tra condomini vigerà quello che è l'articolo 844 del codice civile e il regolamento condominiale. In realtà il rumore costituisce un'immissione secondo quello del codice civile e le immissioni sono tutte le propagazioni di fattori disturbanti derivanti dall'opera dell'uomo. L'articolo 844 stabilisce espressamente la liceità di tutte le propagazioni di fumo, di rumore, di esalazione che provengono dal vicino. In realtà questa norma, contrariamente a quello che si possa pensare, ne ammette la liceità. Però questa liceità deve rispettare comunque dei limiti consentiti dalla legge. Nella valutazione della liceità delle immissioni, il giudice dovrà contemperare le esigenze della produzione e quelle della proprietà. Ai fini della valutazione sempre della liceità si terrà presente anche il luogo dove questa immissione verrà effettuata o dove si produrrà. Per capire se si tratta di immissioni oppure di semplici rumori, questa immissione acustica deve avere comunque degli elementi, ovvero deve essere misurabile, quindi comunque dovrà seguire dei parametri tecnici, avrà un carattere indiretto o mediato, quindi comunque dovrà essere diretta conseguenza di un'attività umana, ecco per esempio il pub, il locale, il panificio che fa dei rumori, oppure addirittura
un l'autoclave condominiale o l'ascensore condominiale, e dovrà essere anche, diciamo, avere il carattere della continuità e della periodicità. Non deve essere un rumore costante, ma deve essere un rumore che comunque si ripete ad intervalli regolari, per esempio tutte le sere, tutti i sabato sera che la discoteca è aperta. Quindi le emissioni per essere lecite non devono superare la normale tollerabilità, e che è la soglia oltre la quale l'emissione diventa illecita se sono superati i limiti testati dalla normativa speciale. Non devono ledere il diritto alla salute, perché ovviamente qualora ledesse il diritto alla salute ci sarebbe sempre una emissione intollerabile, e dovrebbe rispettare comunque quelli che sono i limiti dati dalla regolazione speciale. Ovviamente nell'ambito condominiale dirò più tardi che comunque ci sarà un limite più stringente che quello del regolamento condominiale. Quindi il giudice, che purtroppo ha un grandissimo, diciamo, potere discrezionale nella valutazione della licità dell'emissione, perché appunto non sono vietate ma sono lecite e sono ammesse, dovrà tenere conto di alcuni parametri. Uno è la normale tollerabilità, che è la condizione. Per la valutazione della normale tollerabilità bisogna tenere conto sia del fastidio o del non fastidio che dà il soggetto, ma soprattutto della condizione dei luoghi, quindi l'elemento topografico, naturalistico, sociale, e per questo sicuramente opererà a fare riferimento anche ai piani di zonizzazione acustica territoriale, che sono degli strumenti comunque urbanistici che dividono, diciamo, la città o comunque il comune in alcune zone, e in queste zone praticamente che verranno destinate o saranno zone esclusivamente industriali o zone comunque a stretta intensità abitativa oppure a prevalenza industriale. Ovviamente lo stesso rumore generato in una zona che ha una vocazione diversa genererà una tollerabilità maggiore o minore, e avrà anche ovviamente un risultato diverso. Per questo, diciamo, ai fini della tollerabilità effettivamente un valore e un ruolo importantissimo ci danno i tecnici, perché sono solo loro che comunque possono fare sia prevenzione rispetto comunque alla generazione del rumore, questo quando nella fase di progettazione, ma anche nella fase di eliminazione comunque della fonte rumorosa. Poi ora arriveremo, perché comunque vi spiegherò, insomma, che ci sono anche fonti, spiegherò. Comunque, poi c'è un ultimo criterio che è facoltativo, poi il secondo criterio sempre obbligatorio che deve seguire il giudice è il contemperamento delle ragioni della proprietà con le esigenze produttive. Quindi in questo senso sono capi tecnici che comunque dovranno adottare tutti gli accorgimenti tecnici che consentono comunque la riduzione e l'eliminazione del rumore. In questo senso, infatti, diciamo, quando il giudice si troverà di fronte e comunque ad un rumore che magari supera anche la soglia dei 3 decibel, potrà comunque imporre, prima di comunque sospendere l'attività o comunque chiedere l'eliminazione del rumore, chiederà comunque al soggetto emissivo comunque di servirsi di tecnici e di apportare degli accorgimenti che comunque possano eliminare la fonte rumorosa. Il terzo criterio è quello facoltativo e sussidiario, ovvero valutare la priorità d'uso. Se una persona acquista un immobile in un condominio dove già sa che c'è una pizzeria, o c'è un bar, o c'è una discoteca, ovviamente questi sono degli esempi clamorosi, la discoteca, insomma, così non ci si può lamentare che poi quella discoteca produca un rumore e dire no, io subisco delle emissioni illecite, perché magari la tollerabilità, insomma. Quindi il livello sonoro praticamente definito di normale tollerabilità deve essere quello che non deve provocare un disagio al soggetto coinvolto. Rispetto a quella che è la valutazione della emissione acustica, la giurisprudenza si è orientata, diciamo, nel tempo diversamente. Inizialmente aveva ritenuto che dovesse eseguire e si potesse utilizzare un criterio assoluto, facendo soltanto riferimento a quelli che fossero dei decibel superati, rispetto ai quali comunque si poteva superare una soglia convenzionale di normale o non normale tollerabilità. Successivamente invece è stato adottato, ed attualmente si adotta, un criterio comparativo differenziale, tenendo presente la rumorosità di fondo, che è quel complesso di suoni che comunque non sono identificabili e continui di una zona, e che sono caratteristici appunto di quelle di un
una zona che abbia una vocazione urbanistica diversa rispetto ad un'altra, e bisognerà fare riferimento a quello che comunque è il è la sorgente immessa rispetto a quella che è la sorgente non cioè alla, al rumore di fondo senza la sorgente immessa. Infatti bisognerà valutare, e poi ovviamente l'ingegnere Zampoli dopo sarà molto più insomma preciso di me, però bisognerà valutare sia il rumore quando la sorgente di rumore è immissata e funzionante, e sia quando la misurazione del rumore di fondo quando la sorgente non è funzionante. Quindi il limite di tollerabilità delle emissioni non ha un carattere assoluto, ma è relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti. Spetta pertanto al giudice di merito accertare in concreto il superamento della normale tollerabilità ed individuare gli accorgimenti idonei a ricondurre le emissioni nell'ambito della stessa. Ed è per questo che comunque per voi tecnici è fondamentale, di fronte comunque a uno spazio deliberante e discrezionale del giudice, comunque consigliare ai vostri assistiti oppure a voi quali amministratori di condominio, visto che avete organizzato da poco un corso per amministratori di condominio, valutare quali sono le soluzioni migliori per contemperare quelle che sono le esigenze sia di chi subisce il rumore sia di chi lo produce, anche diciamo in una normale comunque attività lavorativa e produttiva. Difatti, diciamo, per esempio qui ho indicato in questa slide diciamo, il caso di, una, di un comune montano dove due vecchietti abituati magari in una casa più silenziosa si sono lamentati, quindi poi questa situazione è arrivata fino alla Suprema Cassazione, di un autoclave di un bruciatore condominiale, perché questo autoclave era vicino alla loro camera da letto. Il giudice e la Cassazione hanno ritenuto, diciamo, poi insomma giunti i tre gradi di giudizio, che questa situazione fosse intollerabile, perché il comune montano, che era un comune prevalentemente silenzioso, cioè in questo comune montano questo rumore era fortemente insomma sentito ed intollerabile. Quindi nel rapporto di avvicinato, infatti, diciamo, anche quando viene superato non viene superato il limite di decibel, quelli di 30 decibel, comunque l'emissione può essere considerata illecita. Infatti, diciamo, sarà perciò possibile distinguere emissioni illecite, che rientrano sempre nella normale tollerabilità, un FON, 10 minuti, magari insomma, e si risolve. Invece emissioni intollerabili ma riconosciute illecite, ovvero il giudice potrebbe, anche di fronte a un'emissione che è considerata intollerabile, comunque, cioè anche una di fronte all'emissione che non supera i 30 decibel, comunque ritenerla intollerabile, perché magari appunto nel caso del comune montano questa, questo rumore comunque diventa stressante, diciamo. E poi situazioni invece dove comunque viene superato il limite, e se viene superato il limite l'emissione è illecita ed è comunque di fatto intollerabile per il semplice fatto che comunque supera questo parametro. Quindi bisogna dire che a questo punto, diciamo, da un punto di vista giuridico, diciamo, in realtà il codice civile impone, diciamo, proprio di fronte alla licità delle emissioni, di tollerare. Di fronte alle emissioni che comunque invece sono lecite, prevede però nel contemperamento di esigenze con la produzione e quindi con l'attività lavorativa, può prevedere un comunque indennizzo. Ovviamente non è un indennizzo che opera d'ufficio, ma sempre lo che gli uffici, quindi comunque bisogna sempre chiedere un accertamento e un riconoscimento. Poi su questo l'avvocato Caldarazzo spiegherà molto più chiaramente, diciamo. Oppure nel caso di emissione illecita si può addirittura comunque chiedere la cessazione e il risarcimento dell'effetto rumoroso ed anche il risarcimento del danno. In materia condominiale, diciamo, questa illustrazione che vi ho fatto viene arricchita da un ulteriore elemento, ovvero il regolamento condominiale. Nel senso, purtroppo nei rapporti da vicini bisogna far prevalere quelle che sono le esigenze personali connesse all'abitazione rispetto a quelle comunque delle attività economiche, ed è per questo che assume un ruolo fondamentale il regolamento condominiale, perché il regolamento condominiale può addirittura ridurre la destinazione d'uso di un immobile o addirittura comunque imporre ai condomini un comportamento
trattamento particolare, nel senso che rispetto alla destinazione d'uso potrebbe dire ai condomini, questo soprattutto in fase di regolamento condominiale convenzionale, di non destinare le unità abitative del condominio ad attività, per esempio a ristoranti, bar, e quindi fare un'esclusione, diciamo, direttamente in fase di acquisto della proprietà, quindi quando il costruttore vende l'immobile, e dall'altra parte il regolamento condominiale, anche assembleare, può invece comunque imporre dei comportamenti, non suonare il pianoforte dall'una alle 4 del pomeriggio, usare le scale, non usare l'ascensore, e quindi limitare addirittura dei comportamenti. Ovviamente in ambito condominiale questo regolamento sarà talmente vincolante che non sarà neanche necessario dover valutare, diciamo, il superamento della soglia tollerabilità, quindi 30 decibel, perché il solo fatto che venga effettuata, per esempio, aperta una pizzeria in un condominio dove il regolamento convenzionale prevede e esclude preventivamente l'apertura di questo, fa sì già che comunque l'attività sia illecita, diciamo, in qualche modo, e che quindi anche il rumore, tra virgolette, sia illecito e quindi intollerabile, perché c'è una scelta a monte dei condomini proprietari. In realtà faccio una piccola, questa piccola, mi avvicino alla fine, di questo piccolo intervento, e ho sintetizzato questa piccola vignetta quelli che praticamente secondo me sono un attimo le problematiche condominiali, e dicendo che ai due angoli, quello superiore e l'inferiore, che sicuramente la migliore soluzione sarebbe una persona molto tollerante che si mette davanti ed è contenta, così non sente niente, oppure la soluzione B, che è quella dell'angolo inferiore, forse la migliore, quella che riguarda tutti voi, ovvero quello comunque di apporre degli accorgimenti che possono evitare comunque le emissioni acustiche, perché purtroppo il rumore fa parte della nostra vita, non è una cosa eliminabile, quindi si può soltanto, forse l'ingegnere non è d'accordo, forse si possono prendere gli accorgimenti per eliminare comunque, o almeno abbassarlo, però comunque il rumore fa parte del genere, perché anche quando si cammina, anche senza tacchi, comunque si fa rumore. E le altre situazioni invece sono delle situazioni che comunque hanno generato della giurisprudenza anche diventata più o meno famosa in materia condominiale, ovvero nel caso del bruciatore, comunque l'ultima vignetta sulla sinistra potrebbe essere quasi la sentenza di cui abbiamo parlato prima del comune Montano con il bruciatore e con la caldaia condominiale. Ci potrebbe essere un esempio, il pianoforte, che voglio dire potrebbe non essere pensato come rumore. La Cassazione ha detto che comunque una persona che comunque suonava indiscriminatamente il pianoforte tutta la giornata, violando comunque il regolamento condominiale, violando comunque la normale tollerabilità di tutti, perché purtroppo anche tutti i rumori che non sono generati direttamente da noi, io accendo la radio e sono contenta, ma se la sente l'ingegnere Zampo, il solo fatto che non sceglie il canale, che magari sente il fruscio, comunque sarà infastidito. E così anche il Beethoven, voglio dire, se viene suonata al pianoforte, la prima oretta va bene, ma poi dopo diventa stancante. Così il calpestio, chi è che non ha avuto problemi di calpestio, però tutte queste cose sono comunque assolutamente risolvibili con gli accorgimenti tecnici. A questo punto vorrei chiudere io con una domanda all'ingegnere Zappoli, perché sento sempre parlare di pavimento galleggiante come accorgimento, poi ci lo dirà, perché io sono curiosissima di sapere che cos'è. Sì, una cosa, mi sembra una cosa buona, dalle sentenze, vediamo. E quindi, grazie del foglio all'inizio. E adesso chiaramente affrontiamo il problema delle liti e come si interviene nell'istituto della conciliazione, bene? E chi non è l'avvocato Raffaele Verrazzo del Foglio Avellino, che è esperto di conciliazione, prego. Grazie, buongiorno. Allora, la collega è amica, noi ci conosciamo da 22 anni con Paolo, la collega è amica, allora, De Vito ci ha portato in evidenza uno dei principali problemi,
solo l'ultima slide, cioè che le donne sono particolarmente numerose per la questione di età. E questo insomma è un punto di partenza, secondo me, da cui possiamo ben partire per questa seconda parte. Banda di scherzi, vi chiederete per quale motivo è stato necessario affrontare la parte giuridica di questo convegno in due parti. Perché voi come tecnici della materia, voi siete geometri, non solo dovete conoscere l'ambito tecnico, l'ambito materiale, cioè come affrontare il problema, ma dovete conoscere bene anche le norme e tutta quella che è la codicistica, in particolare il codice civile, per capire esattamente come intervenire, quando intervenire e in che modo. E quindi per questo motivo è stata distinta la parte giuridica in due sezioni. La prima è quella sostanziale, di cui ci ha organizzato molto bene la collega Rita. La seconda è quella un po' più processuale, potremmo dire, che cercherò chiaramente di affrontare. Iniziamo a dire una cosa: esistono tre tipologie di tutela per quel che riguarda il rumore, che come ha detto giustamente l'avvocato De Vito fa male, ed è inquinamento. E inquinamento anche per quel che riguarda la tutela costituzionale che viene garantita l'articolo 32, il diritto alla salute. Partendo da questo presupposto, diciamo, esistono tre tipologie di tutela: la tutela civilistica, la tutela della responsabilità penale e quella amministrativa. Partiamo chiaramente con quella civile. Esistono due tipologie di azioni che possono essere poste in essere per annullare o quantomeno cercare di risarcire quello che il danno prodotto dal rumore: una tutela inibitoria e una tutela risarcitoria. La tutela inibitoria, lo dice stesso la parola, no? Cerca di inibire la fonte del rumore. Quindi è una tutela di tipo cautelare e reale. Cosa significa? Che è una tutela di urgenza. Se io sento un rumore che continuamente mi infastidisce, come ha detto prima Paolo, deve essere continuo, martellante, oggettivo, io devo farlo finire il prima possibile, altrimenti diventa assolutamente impossibile. Allo stesso tempo, e quindi per questo motivo è cautelare, d'urgenza, in generale si fa con l'articolo 700, in generale si può fare con un accertamento tecnico preventivo, cose che voi conoscete molto bene, tutti vi spiegherò che sono questi mezzi previsti dall'articolo 700 e dall'articolo 169 e 671 del codice procedura civile. Li conoscete bene, non entriamo nel merito. E una seconda ed è di tipo reale, perché effettivamente la finalità di questi tipi di interventi è proprio eliminare la fonte del rumore, annichilirlo. E c'è una seconda tipologia di tutela, quando non è possibile la prima, oppure quando ormai è consumato la causa, la fonte del rumore, che è quella risarcitoria, finalizzata per l'appunto a chiedere il risarcimento dei danni in forma specifica oppure monetaria di quello che praticamente sono stati i rumori prodotti da un soggetto terzo. Chiaramente, come ha detto giustamente prima anche Paola, le due tipologie di tutela possono essere anche cumulabili, perché nel contempo io posso chiedere che venga interrotto il rumore e se c'è stato il danno, se è prodotto il danno, chiederne anche il risarcimento. Ecco, però questa è una situazione particolarmente problematica e in gran parte il problema l'ha affrontato già Paola, perché sono tutta una serie di parametri da tenere presente per quel che riguarda prima la rilevazione del rumore e poi la quantificazione del danno. Immaginate che noi ci troviamo di fronte a un rumore che si verifica poche volte, in determinati orari, in determinati periodi, poi smette, riprende. Ci sarebbe bisogno, e questo è il vostro lavoro, è quello che vi interessa a voi più che altro, rilevare per stati continui il rumore e verificare esattamente il momento in cui questo rumore si verifica, altrimenti non c'è la prova del danno. Voi sapete bene che noi ci troviamo di fronte a un sistema giuridico di tipo dispositivo, cioè noi dobbiamo dare la prova del danno che è stato prodotto, noi che agiamo in giudizio. Se noi riusciamo a dare, chiaramente abbiamo perso la causa. Ragion per cui è importantissimo la verifica del danno. Vi faccio un esempio pratico. Mi capitò una questione piuttosto simpatica nel comune di Ospedaletto. Voi sapete che Ospedaletto fanno spesso i raduni dei fagiolini. Allora, adesso non si possono dire nomi, forse conoscete. Delle persone che organizzavano saltuariamente, non sempre, questi raduni erano soliti sperimentare molto bene questi fagiolini all'interno del loro garage. Però non è che li facevano tutti le sere. Quando tornavano prima, dopo, una volta a settimana, due o tre volte. E chiaramente per i vicini di casa, il rumore di un maggiolino che viene messo in moto, soprattutto se non lubrificato bene, non nuovissimo, in continuazione anche per ore, perché doveva essere cantato il motore, diventa molto fastidioso. Chiaramente la verifica di questa tipologia
tipologia di rumore non è semplice, perché devi sapere se devi essere lì esattamente nel momento in cui si verifica il rumore, devi verificarlo in maniera strumentale, cioè con quei mezzi, come ci ha detto Paolo prima, che ci diano la possibilità di poter verificare il cosiddetto differenziale, ovvero questo surplus, questo qualcosa in più rispetto al rumore di fondo, che è dovuto alla fonte di rumore di cui cerchiamo l'eliminazione. E quindi è una tutela difficilissima, molto complessa. Allo stesso ed entrambi, diciamo, le tipologie di tutela, sia quelle lì risarcitorie, sia quelle lì inibitorie, soffrono di questa problematica. Questo è il vostro lavoro, ovviamente. Siete voi che vi dovete ingegnare su come farlo. Per cui c'è molto lavoro. Entrando nel merito adesso delle azioni poste in essere, abbiamo detto che ci sono queste due tipologie di tutela. Per quel che riguarda l'inibitoria, può essere direttamente invocata dinanzi al giudice, non ci sono problemi. Per quel che riguarda quella di risarcitoria, ovvero la richiesta economica di danno per l'equivalente, ovvero danno valutabile da un punto di vista economico, bisogna fare il distinguo. Bisogna vedere quando si verifica il danno e in che circostanze. Mettiamo il caso, di cui ha parlato prima l'avvocato De Vito, di questioni inerenti al condominio. La famosa signora del piano di sopra che continua continuamente, sempre con i tacchi a camminare per casa e prova questo rumore nel notte di assordante. Ammesso che noi riusciamo sempre a verificare e rilevare questi rumori, che non è semplicissimo, non possiamo direttamente invocare la tutela giudiziaria nel caso in cui abbiamo ricevuto dei danni da questo continuo violare della signora. Dobbiamo prima usufruire di alcune procedure pregiudiziali che sono obbligatorie nel caso in cui le liti rivolgano il condominio. E questo è ad esempio la finizione. L'articolo 5 bis del decreto legislativo 28 del 2010 appunto prevede che per le liti in materia condominiale prima di iniziare il giudizio è necessaria la deliberazione. Chiaramente non è per tutte quante le questioni. Se ad esempio la fonte del rumore è un immobile vicino, non è il nostro condominio, questo tipologia di problema non esiste. Poiché non si tratta sicuramente, se vogliamo andare a vedere la causa petente, ovvero il motivo per cui è andato a fare il giudizio, quello che si dice la sussunzione giuridica, detta così in maniera un pochettino più complessa, non è, diciamo, una questione condominiale, ma una questione di una responsabilità cosiddetta affiliata, la responsabilità del terzo, quella prevista dal 2043 del codice civile, per cui si può direttamente dire all'autorità giudiziaria. Sempre che, e dobbiamo fare un altro distinguo importante, il danno sia in un range valutabile da 1.048 a 50.000 euro. Se è valutabile da 1.048 a 50.000 euro, prima di iniziare il giudizio è necessario attivare un'altra procedura, che non è la mediazione, ma è la negoziazione assistita. Ovvero, ogni volta noi cerchiamo una tutela per un risarcimento o per un rimborso che vada dai 1.048 ai 50.000 euro, è necessario esperire questa procedura in cui il ruolo del geometra è un ruolo prettamente tecnico, perché in realtà i protagonisti di questa procedura sono le parti, ovvero le persone che rappresentano, insomma, le problematiche, e gli avvocati. In quanto, e questo, diciamo, a differenza della vecchia mediazione, adesso con la nuova è necessaria sempre la figura dell'avvocato, tipo ahimè, lo dico sinceramente, voi lo sapete perché ne abbiamo già parlato, anche in questo caso è necessario che la parte sia coadiuvata da un avvocato. Però chiaramente un avvocato esperto e che conosce i propri limiti e che deve anche conoscere i propri limiti di avvocato, dovrà essere coadiuvato a sua volta da un tecnico. Perché è necessario che nel momento in cui ci sia una situazione così complessa come la liberazione dei rumori, un tecnico sia in grado di valutare questi rumori, sia in grado di valutare il differenziale, sia in grado di capire tutte le questioni di cui poi ci parlerà meglio l'ingegnere in ambito tecnico. Lo stesso modo, per quel che riguarda le questioni inerenti alle locazioni, sempre prima di iniziare il giudizio sarà necessario spedire la mediazione. Un sipaletto comico che mi è capitato. Difendevo un'impresa praticamente che faceva ristorazione, in particolar modo si occupava di un wine bar. Un wine bar all'interno di un condominio, di una terra. Non c'erano le intenzioni poste dal regolamento, come prima ci ha spiegato Paolo, quindi potevano fare quello. Ahimè, il proprietario non aveva adeguatamente, diciamo, coibentato
praticamente tutta quanta la struttura, per cui sentivo il rumore del primo piano. Tant'è vero che ogni sabato il signore del primo piano scendeva in ciabatte con un ombrello e praticamente si scagliava contro i proprietari e gli avventori. Di per sé poteva essere un sigaretto simpatico, come detto, ma gli avventori non andava bene. Tant'è vero che praticamente dopo un po' l'attività è stata costretta addirittura a chiudere. Ci fu uno sfratto per la morosità da parte del proprietario perché a un certo punto i miei clienti non parlavano più. Noi, andando poi nella fase di merito dopo aver spedito la mediazione, perché in questo caso lo dico, mi dispiace, ma non è riuscita, abbiamo eccepito proprio il fatto che non fosse a norma per quel tipo di attività l'immobile. E in effetti l'abbiamo vinta la causa. Anche se poi è una questione complessa di cui ci parlerà poi meglio l'ingegnere, la normale tollerabilità, ma rispetto a quali parametri deve essere posto in essere? È un problema che secondo me è molto serio, in parte e secondo me brillantemente l'ha affrontato anche la buona dei Vito. Ora, immaginate un signore del piano di sopra, ecco, immaginate in questa questione che io vi ho portato, ci andiamo a dare tutta una serie di elementi. In primo luogo, però facevo un po' di musica in sottofondo, un po', ma questa musica era molto elevata? Era poco elevata. Qual è stato il motivo per cui scendeva il signore dal primo piano? Per la musica o perché non è avvenuto inventato l'immobile? Sono problematiche molto complesse che il giudice deve, di cui il giudice deve tenere conto. E difficilmente un tecnico del diritto, ma non un tecnico della materia appunto dell'infiltrazione del rumore è in grado di rispondere. Un geologo, un ingegnere più semplicemente. Detto questo, passiamo anche alle altre tipologie di tutela di cui abbiamo parlato, la tutela penale. Dovete sapere che per queste tipologie di problematiche, schiamazzi notturni in particolar modo, ci sta un articolo del codice penale che è espressamente richiamato, che è l'articolo 659, che è diviso in due parti, il secondo che interessa di più del primo. La prima parte sono i rumori molesti, allora quando praticamente ci sono dei rumori molesti che diciamo, creano documento, creano danno a una collettività, questa volta non si parla più del singolo, ma della collettività, e allora insomma l'ufficio, il giudice può, il PM può agire. La seconda parte è quella che mi interessa di più, perché riguarda praticamente i lavori che vengono effettuati da tecnici per quel che riguarda appunto lavori rumorosi. Faccio esempio pratico, state realizzando una struttura, voi siete responsabili della sicurezza oppure responsabili del cantiere e quant'altro, ci sta il famoso mantello pneumatico che produce questi rumori. In teoria, se sono talmente lunghi e prolungati da provocare, non aumenta tutta una collettività, ripeto, non al singolo, voi come responsabili sareste perseguibili a norme del 659, norma del codice penale, quindi attenzione. Chiaramente è tutto è ben da contemperare, come ha detto giustamente Paola, perché come ha detto lei prima, ci sono dei rumori che superano la tollerabilità, che però il giudice ritiene tollerabili. Ecco, un lavoro per esempio per la costruzione di un palazzo, è chiaro che tu devi per un certo periodo avvertire il rumore, è normale che sia così. Chiaramente questi devono essere anche ben assistiti e ben assistiti da parte vostra, insomma questo è il vostro ruolo delle altre cose. La terza tutela è quella di tipo amministrativo, che è prevista dalla legge 447 del 95, per cui l'autorità locale, la regione, la provincia, il comune, in special modo il comune, quel mezzo dell'ARPA, da noi ARPA, che è l'ente proprio che serve a valutare queste emissioni, in special modo le emissioni di rumore, può verificare se da parte dei soggetti, determinati soggetti, ci siano appunto, vengono o non vengono rispettati i limiti di emissioni sonore. In questo caso può scattare tutta una serie di sanzioni, tra cui l'inibizione. Immaginiamo un'impresa che è successo. Immaginiamo un'impresa che produce dei rumori molto molto alti, differenziali, superiori a quella che è la soglia consentita nel piano di zonizzazione di cui ha parlato Mina Paolo. Allora, in quel caso addirittura, se viene messa in mora l'impresa e se in un termine previsto dalla normativa non si pongono rimedi a questi rumori, si può addirittura arrivare alla sospensione, alla chiusura addirittura dell'attività. Questo è anche lavoro molto importante per voi, sia che siate consulente
dell'impresa per cercare di porre rimedio a questi problemi, sia che siate consulenti in un eventuale ricorso al TAR che viene a essere effettuato dall'impresa stessa contro il provvedimento dell'autorità locale. Io penso che per quel che riguarda questo quadro generale escursus sulla questione giuridica e sulla questione sia sostanziale che processuale possa bastare. Poi chiaramente la parola passa chiaramente a pezzo forte della giornata, che è l'ingegnere che appunto vi parlerà di tutte le questioni inerenti, le modalità con cui evitare questi problemi e le liti e quindi come evitare insomma agli avvocati di lavorare. Se non state molto a sentire l'ingegnere in questo senso, mi raccomando. Grazie. Grazie, avvocato. Diciamo che gli abbiamo tirato la volata all'ingegnere. Perfetto. E facciamo 5 minuti di intervallo. C'è il caffè e l'acqua offerto da IFIT, che è lo sponsor di questo convegno. Per 5 minuti l'ingegnere è carico. Delle norme giuridiche e delle problematiche nel litigio condominiale. Adesso parliamo veramente dell'aspetto tecnico, come si interviene, quali sono le procedure, quale soluzione adottare, il tecnico esperto in acustica che cosa dovrà fare, come si dovrà comportare, e chiaramente chi non, meglio del professor Ginevra Zampoli, ci può illustrare queste normative, esperto in acustica ed edilizia. Prego Ginevra. Grazie innanzitutto al Presidente per quel atteggiamento estremamente gradito, che non è facile oggi trovare un qualcuno il quale possa complimentarsi per io tra l'altro ne vengo da una situazione sostanzialmente di consulente per strutture giudiziarie e l'ho fatta a livello penale giusto 30 secondi e poi ci siamo a livello nazionale, dove in effetti il consulente veniva in un certo qual modo professionalmente tenuto presente, non dico apprezzato, ma quantomeno fisicamente considerato, dopodiché per una serie di aspetti sono passato al civile, lavorando sostanzialmente col tribunale nell'ambito civilistico, a differenza del penale, dovete lavorare in un contesto ben delimitato, cioè in un ambito che lavori più aperto, gli avvocati lo insegnano, mentre a livello penale si può lavorare tra virgolette a livello nazionale. Il mio contesto era Salerno, no? Era Salerno, e niente, lì i consulenti non è ordinario che vengono presi, diciamo, in considerazione anche professionalmente. Il consulente è il consulente, è una figura che delle volte, diciamo, come dire, è un male necessario, e questo è che possiamo dare come consulenti al tribunale un grosso supporto, ovviamente con il nostro analogo dovere di essere professionali in quell'argomento che ci chiedono una consulenza. E qui per esempio il campo acustico è un campo che in alcuni casi viene gestito probabilmente non con quella conoscenza della problematica che sarebbe opportuna. Faccio un esempio. Ma siamo noi? È l'acustica. Però oggi trattiamo un altro tipo di acustica, trattiamo l'acustica ambientale, questa invece è l'acustica architettonica che abbiamo trattato questo argomento con i colleghi vostri che hanno seguito il corso per sta là, al secondo contesto si parla di tecnico competente in acustica, cioè è un aspetto questo che va considerato da parte vostra. Ripeto, noi le possibilità di essere coinvolti in problematiche acustiche sono comunque abbastanza concrete, fermo restante che c'è poca attenzione nonostante le leggi. Può avere bisogno di noi lo studio legale, perché quando allo studio legale viene posta una problematica di inquinamento acustico, giustamente c'è necessità che una valutazione tecnica poi possa essere resa disponibile affinché si inizi un percorso, diciamo, legale.
realisticamente, se questo percorso legale non dovesse dare i risultati auspicati da parte di chi l'ha attivato, la cosa comincia a diventare problematica. Quindi anche lo studio legale, mi correggono gli avvocati, vuole che, ma il problema esiste o non esiste? E quindi esiste o non esiste, viene coinvolto il tecnico. Un tecnico che a quel punto può proporsi in due modi: o in un modo professionalmente preparato, sì, io sono in grado di darti una risposta, però non può formalizzare questa sua, tra virgolette, valutazione professionale, perché gli manca la qualifica di tecnico competente in agosto. O può anche formalizzare ciò che attraverso una relazione timbrata e firmata. La differenza tra i due percorsi è a discrezione di chi lo ha, tra virgolette, coinvolto. Per esperienza professionale, l'articolo 700 a cui facevano riferimento gli avvocati può, almeno a Salerno, tranquillamente partire implementato su una relazione di un tecnico acustica, ancorché non legittimato dal titolo di tecnico competente. Cioè il giudice è, come dire, indifferente all'esistenza o meno di, semmai qualche problema lo crea la cosiddetta controparte, dice no, sono partiti con il che non ha, però per quanto mi costa il magistrato non ha mai dato valore. E non dà valore all'esistenza di quella qualifica, neanche il giudice nel momento in cui non ha un CTU, un consulente di parte, cioè almeno parlo sempre di Salerno, non vanno a individuarlo nell'ambito di quell'elenco, ma basta che sia iscritto, basta che sia di fiducia, ovviamente, se c'è chi, però il problema si potrebbe porre in un'ulteriore contestazione da parte di colui il quale il risultato non gli sta bene. E allora, in un modo o in un altro, bisogna fare delle riflessioni su quel tecnico competente in acustica. Noi l'abbiamo fatto per il passato, vengo subito al punto significativo, ci vogliono 4 anni. 10 anni fa, quando l'abbiamo iniziato con il collegio di Avellino e l'abbiamo poi concluso con un numero discreto, percentualmente discreto, di coloro che erano attenti, 4 anni per i geometri, 2 anni per i geometri laureati. Tutti ci spaventavamo di questi 4 anni, però per, come dire, auto convincersi, dicevamo passeranno, infatti sono passati. Ci siamo dati un'organizzazione, all'inizio eravamo un poco troppo probabilmente diciamo assidui nell'incontrarci, la cosa cominciava un attimino a diventare pesante. Per cui alla fine il tutto è evoluto con incontri ogni 2 mesi, quindi in un anno noi facevamo né più né meno che 6-7 incontri, nell'ambito di ogni incontro si faceva un lavoro, quel lavoro lo si, tra virgolette, traduceva in una relazione, tutte queste relazioni alla fine sono state impacchettate e portate alla regione, a Napoli, perché la regione è l'ente che deve, tra virgolette, poi tradurre questa attività in un inserimento nell'elenco dei tecnici competenti. Siamo stati un po' sfortunati, abbiamo inciampato un momento di transizione della regione, non c'era nessuno che sapesse effettivamente come gestire questa problematica, per cui la regione non trovava di meglio che rinviare, rimandare, trovare il cavillo di natura procedurale per facendo perdere molto tempo. Chi lo sa se le cose sono cambiate, ma mi auguro che cambieranno. Dipende ovviamente anche sempre dai colleghi, dagli ordini, dice no, scusa, ma una volta per sempre diamoci una regola, perché viene consentito, attenti, c'è un'alternativa, la dico per scienza vostra, se avete modo di conoscere o avere rapporti professionali con un collega vostro che è tecnico competente in acustica, insieme
potete gestire questo vostro inserimento nell'elenco, più che altro, un elenco di tecnici competenti. In che modo? Il vostro collega, cioè il tecnico competente in acustica, ogni lavoro che fa vi coinvolge, non economicamente, vi coinvolge e dice: guarda che mi è stato chiesto di fare un rilievo fonometrico, anche di una semplicità, tra virgolette, diciamo, vuoi partecipare? La relazione inserisce il nominativo del collega, quella relazione è valida per fare quel gruppo di attività professionale da portare alla regione. Tutto però deve spalmarsi in 4 ore. Noi l'abbiamo già fatto. Per cui, se dovesse esserci da parte vostra, qualcuno di voi un'idea in proposito, sappiate che questo passaggio, cioè di operare nell'ambito dell'acustica, questo passaggio non è marginale, cioè voglio o non voglio, tra virgolette, essere inserito in quell'ambito. Dove diventa invece imprescindibile quella qualifica? Nei rapporti con gli enti amministrativi. Oggi, nel momento in cui oggi, ma questa è una storia che tra virgolette è partita nel 91, ormai sono 25 anni, un cantiere edile, per poter tra virgolette operare, bisogna che qualcuno dica al comune: vedi che io, tecnico competente in acustico, mi sono studiato le possibilità di emissioni acustiche all'esterno dell'attività lavorativa, le ho riscontrate eccessive, però visto che mi si consente di mantenermi comunque al di sopra dei limiti, purché però dimostro di aver fatto una serie di interventi modificativi e correttivi per limitare questi rumori, questo è lo studio. Per quanto mi costa di cantieri lì che partono con questa verifica depositata agli atti del comune, sinceramente mi pare che non se ne vada, però qua il problema diventa di altra natura, di natura politica, cioè si vuole o non si vuole che una legge si rispetti, soprattutto si vuole o non si vuole che un tecnico, visto che c'è stata una legge che può lavorare in quel contesto, venga tra virgolette poi fuori, perché alcuni comuni consentono l'autocertificazione. E chi volete che certifichi? No, io vado a fare tra virgolette rumori, e tutti che certifichi, no, state tranquilli, sono nella norma. Ovviamente questo porta a qualche cosa, lavoro agli ambiti giudiziari, perché chi subisce il rumore del cantiere, anche questo è notorio, il cantiere parte con un cronoprogramma di 3 mesi e dopo 3 anni sta ancora là, quindi chi subisce il rumore, cioè qualcuno non ne può più, e si rivolge a uno studio legale. Problema: il consulente tecnico che assiste lo studio legale dovrebbe prima di ogni cosa fare una verifica amministrativa, cioè: ma questo cantiere al comune ha portato la sua verifica previsionale ai sensi del il primo dei decreti, quello del 1 marzo del 1991. Questa situazione, quando nacque, c'era molto dinamismo, poi piano piano si è affievolito. Sinceramente sarebbe interessante sapere da voi, quando partite con un cantiere, la fate questa verifica previsionale, probabilmente molti di voi faranno un'autocertificazione. Un'autocertificazione che nessuno entrando nel merito, praticamente resta nel cassetto della struttura comunale che è deputata a questa verifica. Attenti, e qua stiamo parlando di un particolare, diciamo, potremmo addirittura definirlo marginale. La cosa seria è il contenuto di questo decreto. Dagli inizi del 98, chi costruisce un immobile destinato sicuramente anche ad attività abitative, residenziale, bisogna che lo faccia in modo che i tacchi femminili, ma oggi forse anche maschili, genere e quant'altro, non si senta il rumore sotto. Lo scarico,
scusate l'argomento, del servizio igienico, soprattutto alle 2 di notte, non si senta lungo l'intera verticale. Tutto ciò è un obbligo di legge. Se facessimo un'indagine di quante concessioni edilizie sono state rilasciate dal 98 ad oggi, previa verifica di, tra virgolette, da parte di chi rilascia la concessione dell'esistenza di questa progettazione acustica, secondo me sarebbero risultati sconfortanti. La cosa assurda che basta spostarsi di 600-700 km, Firenze, Bologna, Milano, invece un qualcosa di ordinario. Ecco perché voi ragazzi delle volte sì, è bello, si va a vivere qua con la famiglia e quant'altro, ma cosa vedete che fare? Non mi riferisco là. E una di quelle delle attività che appunto sono ordinarie è quella di tecnico nell'ambito dell'acustica, diciamo edilizia, che poi si traduce anche in acustica ambientale e in acustica architettonica. Però dico io, ma perché non cerchiamo di conciliare le due cose, cioè di poter anche da noi fare un incontro, un seminario, dove chi è delegato a entrare nel merito della completezza progettuale di un fabbricato ci fa capire che è arrivato al punto acustico, non è il caso di insistere e di andare avanti. Tra l'altro l'aspetto acustico è legato all'aspetto termico. Oggi questo aspetto termico, tra virgolette, comporta una serie di elementi da attenzionare che sostanzialmente si correlano agli aspetti acustici. Quindi veramente è inopportuno che uno tratta il termico e non tratta l'acustico. E le due cose stanno là, sono cugini. Dicevamo la stessa cosa 15-20 anni fa quando ci siamo incontrati la prima volta. Allora la dicevo con più ottimismo, non sono un po' rassegnato, però non sono, tra virgolette, totalmente, diciamo, demoralizzato. Sì. Cerco di passare poi ai giovani questa volontà di... Ecco allora che quando a un certo punto, torniamo alla problematica condominiale, ci si rivolge allo studio legale per dire non ce la faccio più a sentire a signor alle 11 che si ritira e tu, che devo fare? L'avvocato giustamente dice no, ma questo tu è tale poi da consentirgli, e quindi chiede a voi di dargli un supporto tecnico. Il problema di fondo, ed è stato giustamente, diciamo, evidenziato, è: ma il rumore viene considerato intollerabile perché questi tacchi effettivamente sono micidiali, praticamente non vengono in quel po' come sono fatte con una cultura, quel po' di comunino sotto, o perché il pavimento non è galleggiante, come giustamente dice la dottoressa, che significa il pavimento galleggiante? Una cosa molto semplice. Vediamo una sezione di un ambiente, questo è il solaio, questo è l'ambiente che sta sotto e questo è l'ambiente che sta sotto. Tutto ciò fa parte di un fabbricato condominiale. Dal 1997, e questo lo facciamo fare, lo sappiamo entrambi, sia io che voi, viene detto il rumore cosiddetto di calpestino, ma è un rumore il quale viene creato anche dal momento in cui trascinate, tra virgolette, un oggetto, un mobile, una sedia. Non ne parliamo, tra virgolette, se l'ambiente dove tenete gli elettrodomestici è un ambiente che non protetto da un punto di vista, diciamo, del solaio in questo modo. Viene detto, bisogna far sì che i rumori impattivi, e come rumori impattivi ci fanno andare questo martello, come spieghiamo, che parte qua sopra e praticamente arriva sotto. La legge dice che sotto, prendendo il fonometro, che è un'altra cosa che dovete considerarla ben ormai assodata, volete lavorare nel campo dell'acustica, comprate il fonometro.
Spendete 10.000 euro? Sì, perché se spendete di meno trovate sempre il filosofo dall'altra parte, dice, ah, no, ma ti manca una caratteristica e quindi non è buono. Signori, allora, è chiaro che se noi accettiamo anche l'idea di poter svolgere attività in questo campo arrangiandoci con la strumentazione, niente, favoriamo tutta questa situazione assurda in cui ormai siamo calati, cioè praticamente una situazione qualitativa eccessivamente bassa. Scusate, questo fenomeno va messo sopra o va messo su? Sopra. Sopra, chi mi fa il dare in casa delle... No, è quello che si lamenta. Chi si lamenta è questo qua. Questo è andato dall'avvocato. L'avvocato l'ho prima esaminato, ha detto fammi capire, è un cliente questo o no? Guardate, scusate, l'avvocato, da chi lo esortiscono? Io sono una povera donna, una donna, la questione, quasi la questione del cerco arrivano, è una questione di principio. Prego. Ingegnere, chiedo scusa, nel momento in cui, per quanto riguarda poi quei palazzi condominiali precedenti al decreto del 5-12-1997, che comunque le famiglie ci abbiano, che comunque sono stati costruiti quando il decreto non ancora veniva fuori, e nel momento in cui tra una famiglia e un'altra ci dovrebbero essere dei problemi di questo genere, che facciamo? Fino a che punto poi? Perfetto, bella domanda. Lui è destinato ad avere un buon futuro professionale. Allora, problema. Quando si verifica quel caso, cioè è il vecchio fabbricato, e il problema, attento, bisogna però che il problema esista, quindi prima si deve fare comunque la verifica, cioè prima chi abita da sotto e si lamenta di qui e sta sopra. Il problema esiste, però diciamo che in cui esiste il problema. Volevo dire, attento, c'è stata già tutta una fase prima di rilievi strumentali, non è caso che non sono. Ci sta il problema, si superano quei benedetti, tra virgolette, 3DB, che in questo caso vanno presi in considerazione. Che si fa? Si dice a lui, quale possibilità io ho di, tra virgolette, risolvere il problema? Preso atto che questo componente edilizio non ha caratteristiche oggi, tra virgolette, stabilite per legge, Santa capì se non le teneva anche prima del 97, perché è vero che nel 97 c'è stata questa legge, ma è altrettanto vero che sono 50 anni che c'è stata una legge che dice che le costruzioni vanno fatte tra virgolette a regola d'arte, e molto prima del 97 una costruzione a regola d'arte di un solaio già prevedeva che lo si proteggesse da lui. Però non complichiamo la cosa, che si fa stringendo? Sì, e l'avvocato mi correggerà se sto dicendo tra virgolette qualcosa di non giuridicamente corretto. Sì, chiede al giudice di poter portare a norma questo solaio con costi al 50% divisi tra quello di sopra e quello di sopra. O si cambia caso. Cioè si applica, signori, un principio, la narrazione. Ingegnere, fanno prima a deprezzare l'appartamento a venderlo. Fanno prima a deprezzare l'appartamento a venderlo. Allora, anzi, l'avvocato potrebbe essere sicuramente di aiuto, gli avvocati, di aiuto in questo. Io, per mia esperienza, ho preso atto che non posso, tra virgolette, considerare, dipende pure dal magistrato, a qualche magistrato vuol sapere se in ogni caso, indipendentemente dal solaio, questi rumori sopra sono ordinari. Una volta ci ho trovato un magistrato il quale
lamentandosi quello, tra virgolette, il ricorrente del rumore eccessivo della discoteca, ha esordito dicendo: tu come prima cosa te vai a fare il livello interno delle discoteche, di altre discoteche, poi mi vieni, tra virgolette, a fissare questo livello standard, e dopodiché con questo livello standard vedi sopra se ciò che arriva è o meno tollerato. Cioè qua poi bisogna anche avere, come dire, contezza che ogni magistrato si dà una propria dignità. Forse ormai non è stato corretto, poi non ha tenuto corretto la differenza di trovare e di costruzione del fabbricato. E partite sparate questo fatto, ma la discoteca sotto che livelli medi teneva? Perché se tiene livelli medi, tra virgolette, che tu mi dici ordinari, io a quel punto allora, tornando a questo caso qua, io direi, poi lo chiudiamo sul discorso, il problema è che i due soggetti, quello di sotto potrebbe, e l'avvocato mi correggerà, se non è così, potrebbe chiedere che venga imposto a quello di sopra di entrambi realizzare questo solaio con le caratteristiche che oggi la legge individua, per mantenere sotto il livello nei limiti dei 63 dB. Cioè praticamente da sopra a sotto non ci deve arrivare più di 63 dB. Se il solaio prima era, per esempio, sotto si leggevano 70-75, è chiaro che si può chiedere questa correzione. Ingegnere, mi chiedo scusa, nel momento in cui gli anni lì veniva programmata una certa misura per risparmiare in quello che erano il riscaldamento, eccetera, eccetera, andando a coibentare o da sotto o da sopra un solaio del genere, poi non si rientra in quello che è la legge di 2,70 m dalla pavimentazione, allora, diciamo, francamente, e poi si risolve questa situazione. Allora, cerchiamo di non divagare troppo. La prima cosa che mi permetto di dire, i 2,70 m da noi, se stanno in mo, 30 anni fa non si vedeva, 30 anni fa noi vedevamo 3,50 m, quindi da un delle case private, non penso di appartamenti. Allora, sintetizziamo la cosa, il principio è questo, si rifà il solaio, io il solaio lo posso anche tra virgolette rifare, la parte strutturale me la faccio molto più, tra virgolette, bassa e trovo lo spazio per metterci i materiali aggiuntivi, forno assorbenti e forno isolato. Cioè, diciamo che in questo contesto a noi interessa anche l'aspetto, diciamo, operativo, non so se sto spiegando, che poi materialmente si può fare, tutto si può fare, basta che ci sono i soldi. Eh sì, cioè il solaio, io se prima tengo un solaio tra virgolette di 30 cm, 35 cm, comincio e per l'insonorizzazione mi servono intorno ai 10 cm, 12 cm complessivi. Faccio in modo di trovarmi nei 35, però ripeto, in questo contesto è meglio che ci fermiamo su argomentazioni un attimino più generali e poi io sono a vostra disposizione. Anche perché sono stanco e stando studio lontano di rinnovarsi, non si è dato modo di uscire e di dire un po' stare con te, a poco. Torniamo quindi a questa situazione. Il problema, quindi abbiamo più o meno capito se il fabbricato è antecedente, se il fabbricato è successivo al 97, deve per legge avere il pavimento, tra virgolette, tale da non far leggere giù valori superiori a 63 dB. Per esempio, apriamo e chiudiamo una parete. Detto non devono giù esserci più di 63 dB, bastano 5 secondi. Verificare strumentalmente, in modo corretto, se veramente questo limite è rispettato o meno, ci vogliono, tra virgolette, una preparazione come Dio comanda. Non basta. Un'esperienza, cioè noi potremmo sapere teoricamente come si procede, però poi andiamo sul posto, se è la prima volta e andiamo a mettere la macchina in rugo al pestino e la metto qua e la metto là, la metto a destra, la metto a sinistra, dice allora vediamo la norma, cioè praticamente queste situazioni con cui ci stiamo confrontando sono situazioni tecnicamente complesse, non tanto nell'inquadramento normativo,
quanto nella effettiva, tra virgolette, operatività sul campo. Perché le cose vanno, non comportano, perché chi è presente, uno ne sa meno di un altro quando si fanno si verifiche, no, è una cosa incredibile, mi ci mette pure dentro. Cioè allora, però la giustizia ci mette. Cioè oggi è capace, è possibile che si vada sul posto e si dica la signora che lamenta giù che il rumore del bagno, tra virgolette, sopra è eccessivo. Innanzitutto non è difficile che trovate che il CTU faccia la misura col cosiddetto criterio comparativo. Cioè, ah, il bagno è fermo, signora non tocca niente, la signora da sopra non tocca niente, cioè che sarà dimostrazione che so. È permeabile al rumore, uso l'aria, no, cioè uso l'aria. E uno misura, legge un valore, il fonometro vi dà in un certo momento, diciamo gli amici con cui ci siamo incontrati all'epoca, ricorderanno, vi dà un cosiddetto valore istantaneo. Vi dà un valore medio, vi dà un valore massimo, vi dà un valore minimo. Quale di questi quattro valori io in quel momento devo prendere con la signora che sta aspettando che ha detto bagno e gli dico no signora ancora un momento perché non ho visto ancora bene. Allora, già questo richiede tutto un studio, praticamente vedremo che nell'ambito sintetizzato, nell'ambito giuridico, nell'istantaneo, nel medio, nel massimo, ma grosso modo il minimo è quello che va preso per il cosiddetto rumore di fondo, mentre quando poi il servizio igienico funziona, a quel punto l'elemento più significativo dovrebbe essere un qualcosa tra il medio e il massimo. Attenti, ma questo non è codificato da nessuna parte, al giudice va fatta una relazione, poi adesso il giudice tra virgolette a decidere quali di quei valori. A quel punto il giudice non vi darà mai più l'incarico, perché dice secondo te ti deve dare l'incarico, tu mi hai portato pure un risultato, la sentenza fa, e che sarà altro paio di mani. Ma la cosa delicata qual è? Che dal 2009 questo metodo per verificare il rumore del bagno della signora in ambito giuridico non è più quello corretto, perché nel 2009 è subentrata la legge numero 13, articolo 6 che dice né più né meno. L'articolo 844, che verrà anche stato il nostro riferimento nel verificare, quindi con il criterio comparativo, cioè la differenza tra un rumore a sorgente attiva e a sorgente ferma, che non deve superare la dB, viene tra virgolette integrato. In che modo? Casomai esiste una legge che regola il rumore della sorgente che voi state attenzionando, dovete fare quello che dice la legge anche in ambito privatistico e non quello che dice il criterio comparativo. E siccome i servizi igienici ricadono nel decreto 512/97, il quale arrivata al problema servizi igienici dice guardate, quando andate in bagno e premete il bottone sotto non deve il rumore superare i 35 dB, quindi voi da quel momento la verifica per il giudice non la potete fare più con il differenziale, ma verificando se supera o meno i 35 dB. Detto così, sembra semplice. Provate a farlo. Ma questa lettura dei 35 dB, tra le diverse procedure operative che un fonometro, tra virgolette, consente, quale deve essere? No, allora mi dice la legge, non quella ordinaria, cioè di leggere con una costante FAST. Che è costante FAST? È quando il fonometro legge un valore ogni 125esimo di secondo e mi costruisce una curva di questi lavori. Cioè, no, lo devi fare con il costante slow. Slow che significa? Che ti legge un valore ogni minuto, quindi la curva cambia. Due, ipotesi, siamo riusciti a capire questo fatto e abbiamo avuto questa curva. Qua è il tempo, qua tengo i livelli, qua è il livello per esempio diciamo 28 dB, qui c'è una bella vicina che sarebbe la ponderazione, senza che il bagno funzioni, dopodiché colpo del pulsante schizza, sempre in modo però più dolce di come se lo, perché lo so leggendo solo dopo, dopodiché finisce il rumore del pulsante e comincia lo scarico.
se a un certo punto io il 35 lo tengo qua, siccome al momento dello scarico ho superato il valore, io potrei dire perfetto, è un impianto non fatto a norma. Subentra il consulente di chi, tra virgolette, assiste il proprietario sopra, o meglio ancora, assiste l'impresa che, attenti, ci sono partite, grazie, dico grazie a Dio, perché mi fa lavorare, infatti, vertenze nei confronti dell'impresa, perché quello acustico viene ritenuto un grave difetto, l'avvocato, tra virgolette, mi auguro che me lo confermi, e come tanto ci sono 10 anni per prendermela, ovviamente l'impresa è da due anni, non è cambiato nel frattempo la ragione sociale, ma se esiste, difatti che fanno? Ma non gli avvocati con cui abbiamo il piacere di essere oggi, altri avvocati un po' più realisti, più attenti, si fanno fare una prerelazione che il problema effettivamente può esistere, un ATP per esempio, e chiedono il fermo economico di un bene. Dice, a causa quando durerà 5-6 anni, perfetto, però io alla fine so dove rivalermi e le imprese si stanno cominciando a preoccupare. Torniamo al caso nostro, il tecnico che assiste, che difende gli interessi di chi ha realizzato o di chi usa questo impianto, comincia a dire va bene, tu invece di 35 hai trovato che cosa? 37, però ti poni il problema che questo 37 funzioni anche delle caratteristiche della stanza dove tu sei, hai fatto il rilievo. Cioè praticamente una stanza, secondo che sia arredata o meno arredata, praticamente vuota, reagisce diversamente al livello, fermo restando che la soggetta è sempre quella. Cioè, allora tu devi tener conto che la stanza in questo momento aveva per esempio una tipologia di arredamento, l'altro, quello che invece ha interesse a che il rumore si mantenga per dimostrare che effettivamente avevano ragione, dice no, è perché la normativa è stata fatta partendo dal presupposto che la stanza abbia un arredamento standard, quindi io vedo una stanza normale, l'armato, il letto, che c'è di strano? Per risolvere il problema si deve passare allora alla fase del tempo di riverbero, cioè praticamente ogni ambiente è caratterizzato in termini acustici da questo parametro tempo di riverbero che influisce, incide su questo valore, molte volte ordinariamente incide riducendo, e non è difficile che col tempo di riverbero, tra virgolette, che può essere anche un meno 2,5 dB, alla fine io devo dire 37 meno 2,5 34,5 di impianti a norma. Attenti, un ragionamento di questo genere, io lo ipotizzo che può succedere, a me non è mai capitato. Quando sono andato a fare i rilievi, praticamente, se non mi se là, tra virgolette, è quello che faceva il CTU, quello per loro andava bene, con tutto il rispetto per i tecnici, ma è una dimostrazione che situazioni importanti, là chi perde o chi vince, poi ci sono bei soldi in gioco, sono nelle mani di un qualcuno che fa una cosa e molto probabilmente la può fare anche sbagliata. Cioè, uno dovrebbe, come dire, specializzarsi in questo settore. Noi nei 4 anni che ci vedevamo, io portavamo proprio strumentazioni, portavamo fenomeni, macchine di altro stile. Abbiamo cercato, nei limiti del possibile, di fare delle prove pratiche. La cosa, tra virgolette, diciamo, la sintesi qual è? Anche il rumore, però nel frattempo non mi ricordo cosa l'hai leggendo, anche la sintesi di una situazione semplice, l'impianto per esempio idrico di scarico, è una situazione che può diventare complessa nell'ambito di tutta questa situazione autonoma. Certo, non di chissà quale complessità, se stessimo insieme mezza giornata e facessimo delle verifiche, delle prove, avremmo tutte le idee chiare su come fare e su come non fare, però ripeto, non si può neanche dall'altro lato dire sintetizzo tutto in 2 minuti e presumo di avere l'idea chiara. Questo per esempio, passiamo un attimino al discorso del solaio galleggiante. Allora,
questo è il solito solaio nudo, quindi unicamente struttura in cemento armato, alleggerito, e per come se lo lasciassi così, o se come al solito io faccio, ci faccio un massetto su e poi ci metto la pavimentazione, nel 99% dei casi questo solaio non rispetta i requisiti dei limiti del rumore di calpestio. Cioè, attenti, il rumore di calpestio lo si verifica in modo oggettivo con una macchina che si chiama macchina del calpestio. Se andate su, tra virgolette, internet, ne troverete praticamente diverse. Come è fatta? Tiene 5 cilindretti che in modo, tra virgolette, continuativo si alzano e cadono e simulano il rumore dei passi. Si poggia sul pavimento. Ovviamente una macchina di questo genere deve avere una velocità di rotazione ben definita, deve avere un peso di questi cilindretti ben definito, deve avere, tra virgolette, la forma della base ben definita. È come dire che se uno vuol fare un rilievo come Dio comanda, cioè praticamente, questo è un altro aspetto che sono insegnato, ogni strumento se non è tarato e se non è garantito che in quel momento sta funzionando bene, è meglio non utilizzarlo. La taratura ha un suo costo. Qui ecco perché quando io mi lamento del pavimento e devo dare un supporto professionale a uno studio legale, io non posso non dire: avvocato, ma lui mi paga come Dio comanda, in modo da non trovarci poi, tra virgolette, in una situazione delicata. E allora io devo fare la prova usando la macchina del calpestino. Ma la macchina del calpestio, che ha un suo costo già autonomo, necessita di tarature, diciamo, periodiche, si parla addirittura annuali. E una macchina di questo, per tararla, la dovete, tra virgolette, mandare, e ha un costo aggiuntivo. Quindi allora questi costi o vengono coperti, o meglio non vengono. Un'idea mia, però un'idea che non è mai dico di un'idea cretina, secondo me, il collegio potrebbe dotarsi di un complesso di strumentazione. Però dice, chi mi garantisce però che l'iscritto quando se la piglia non mi scassa? A me magari l'idea che dovrebbe dotarsi, ma al collegio viene l'idea di come garantire che. Però sarebbe, diciamo, ci sarebbe la possibilità che io, che ritengo inopportuno spendere 20-30 mila euro, ho però una possibilità di utilizzo e quindi rendermi, tra virgolette, disponibile professionalmente, l'alternativa non posso fare. Torniamo al nostro solaio. Se il mio solaio, quindi, io lo lascio con la struttura in cemento armato, con il massetto e con il pavimento, non è a norma. È come dire che quando qualcuno si lamenta e dice: ma tu come l'hai denunciato? Allora, che cosa, passiamo al solaio di sotto, che cosa si dovrebbe fare? Praticamente isolare, cioè creare una soluzione di continuità tra la superficie calpestabile, il pavimento, e la parte sottostante. Quindi creare tra il solaio, il primo massetto che serve per livellare i solai e per annegarci gli impianti, come voi vi insegnate, e lo strato di pavimento, crearci una discontinuità. Questa discontinuità la si crea inserendoci un tappetino resiliente che adibisce. Ecco allora che io ci metto il tappetino. Dopodiché ci devo mettere un altro massetto ripartitore e poi ci metto il pavimento. A questo punto il progettista strutturale, il quale sollecitato dall'impresa, dice: tu, mi raccomando, tu al limite tra i due solai devi arrivare a 2,75, ma non avevi 2,80, ma che succede? Che io non ho lo spazio fisico per mettere questo materiale e per metterci l'intorno così. Ecco che già dalla fase progettuale io devo tenere presente che mi servono almeno 15 centimetri
per poter avere l'opera, tra virgolette, funzionale. Realizzo il tutto in questo modo, arrivo con Manavazzo, la signora che sta sotto, e dice: ma voi che avete fatto? Io sento tranquillamente il mio bisogno. Ma come senti tranquillamente il mio? Lui ci mi spese tanti soldi, ma mi sono da vedere. Dove è l'errore ad applicare il tappetino in questo modo? Praticamente i rumori infattivi passano attraverso la muratura esterna, da qua non passano più perché c'è sta, tra virgolette, questo sistema, ma passano, tra virgolette, dalle pareti esterne, e comunque sotto il problema esiste. Ecco allora che io il tappetino mio lo devo in prossimità delle murature risvoltate, evitando ogni contatto tra il pavimento e il massetto con ciò che ci sta intorno. È come dire che io questa zona centrale la devo far galleggiare su questa situazione. È da qua il termine di pavimento galleggiato. Una cosa è certa, che il posto è soprattutto un costo non di materiale, cerca un materiale costa 4 soldi, è il costo della manodopera, il costo della direzione del cantiere, perché chi lavora a Cottimo il problema non se lo pone, cioè quando l'impresa dice a quello: vedi che io tengo un fabbricato e mi metto 3.000-4.000 metri di pavimento, lì il problema acustico a priori non viene proprio considerato, che quello ha interesse il cottimista. Scusa. Adesso domande, però poi cominciamo a contribuire economicamente. Fino ad arrivare alla quota, tra virgolette, del battiscopa, cioè praticamente il battiscopa fatto ingrandito, va fatta una cosa di questo genere. Questa è la muratura, questo qua è il solaio, questo è, tra virgolette, il materiale resiliente, questo è il massetto, questo è il pavimento. Il battiscopa non deve toccare, deve essere, cioè se il battiscopa si ferma, ma il battiscopa è più spesso di questo, no, che a casa parlando di 3-4 mm, il battiscopa non deve, tra virgolette, toccare il pavimento, ci deve la cosa che è, eccolo qua, questa è la situazione. Quindi questo deve arrivare alle tratte, ci si passa con un taglierino dopo. Poi a livello di pavimento si passa con tagliatine e si livella. Il battiscopa, che è più ampio di questo pezzo di gomma e quindi potrebbe toccare poi lui sul pavimento, bisogna essere attenti che ci siano 2-3 mm di distacco del battiscopa. Capita che si battiscopa un distacco dentro di sempre, no, allora l'impresa sfugge, ma quello è voluto il distacco per evitare la l'unica cosa che si sfugge, perché non c'è bisogno. Comunque, allora, il problema quindi da un punto di vista, signore, lei quando mi siete scorciati, ditemi quello che mi ha sintetizziamo un attimo, che noi siamo rimasti al problema che io sentivo il rumore sotto. Sono andato allo studio legale, lo studio legale ha chiesto il supporto di un tecnico. Il tecnico alla fine può prospettare due possibilità. L'immobile è prima del 97 e quindi è il caso del l'altra ipotesi, la più, come dire, interessante, è che l'immobile sia successivo al 98, il principale del 98. A questo punto c'è ancora un'ulteriore biforcazione, la cosa è troppo semplice. Una me la potrei prendere con il costruttore, però con la vediamo costruttore, uno deve esistere il costruttore, ancora fisicamente, se non come ragione sociale. Due, devo avere qualcosa da perdere, se non ce ne metto pure in spesa. Tre, non devono essere trascorsi 10 anni che pare che venga considerato al momento il problema come più grave.
attenti, non facciamo no, ma il buon Berlusconi quando ha governato, visto che le strutture produttive industriali avevano eccessivi danni dalla problematica acustica, decise di, tra virgolette, modificare che cosa? Una norma di legge, stabilendo che se io acquirente da un'impresa di un edificio residenziale lamento la problematica acustica, non posso però nei rapporti privatistici costruttore lamentarmi, tra virgolette, rivolgermi a una sua pregiudiziale. Perché? Perché valgono erga omnes, ma non tra i privati. Qualcuno è incostituzionale, qualcuno là, qualcuno a destra e a sinistra. Attento, veniva detto, però signori è una cosa provvisoria, siamo in attesa di, ecco, riorganizzare tutta la normativa acustica, cosa che non è, vi parlo del 2009-2010, o questi anni ne riorganizzato. Alla fine si è chiarito che cosa? Che se l'immobile è realizzato nell'intervallo di tempo 98, diciamo 2008-2009, in questo arco temporale, allora in quest'arco temporale io posso lamentarmi, rivalermi nei confronti del costruttore per prestarmi 10 anni, per prestarmi 20 anni, per un problema di questo genere. Per immobili invece, invece attuali, successivi, purtroppo vale questa norma. Cioè in un rapporto privatistico io acquirente dell'appartamento non me la posso prendere con il costruttore. Attenti però, chi ha studiato il problema fino a un certo punto me la posso sempre prendere con qualcuno. Con chi? Con il comune. Perché il comune non ha, tra virgolette, svolto il suo ruolo, tra virgolette, amministrativo nel controllare la completezza del progetto per cui ha rilasciato la concessione. Però fino a mona, faccio affidamento sugli studi legali, per esempio, un'azione nei confronti di un comune di questo genere. Mentre sto seguendo azioni nei confronti dei costruttori. E per la verità male non stanno andando. Uno abbiamo fatto un accordo e un altro abbiamo, tra virgolette, siamo ancora in. Adesso queste sentiamo stanno inserendo clausole che riguardano proprio la problematica inerente i danni da alimentazioni appunto sonore, oltre che una questione tariffe c'è anche delle città di posto, delle assicurazioni che per legge devono sottoscrivere i costruttori nel momento in cui praticamente vanno a realizzare l'immobile. E quindi insomma da fine si ci può prendere con le assicurazioni se inserita in questa tipologia di assicurazioni. Posso permettermi però di aggiungere un qualcosa? Che succede? Che in questo rapporto contrattuale tra chi tra virgolette aspetta un prodotto finito, un edificio, e chi lo deve realizzare, mentre chi lo deve realizzare ha anche una capacità economica di avvalersi di un buon studio legale, il quale gli consiglia come, tra virgolette, garantirsi in termini garanzie che lui deve dare sul futuro, le cosiddette fideiussioni, cioè oggi io, tra virgolette, do un incarico di realizzare, però chi realizza deve pigliarsi i suoi impegni che l'immobile viene fatto a regolare. Che fa? Si avvale di studi legali che riducono al minimo queste garanzie. E fino a oggi l'aspetto acustico è stato lasciato fuori. Il poverino, tra virgolette, che già deve pagare all'impresa, se va a costruire un fabbricato, purtroppo per lui non ha un supporto legale che gli dice guarda di fatti tuoi, e quando alla fine andiamo a vedere queste garanzie date, guarda caso manca proprio delle volte quell'acustica. L'importanza dello studio legale in rapporti, tra virgolette, di questo genere. Stiamo sempre là, la questione economica. Un attimo, tra virgolette, per completare. Allora, ci siamo chiariti su uno, potete lavorare in ambito acustico, però non potete formalizzare il vostro lavoro finché non siete tecnici competenti in una società.
per diventare tecnici competenti in acustica potete o fare qualcosa che ha fatto il vostro collegio, che è stato uno dei pochi organizzando questa attività, o trovare un collega con cui lavorare che già è tecnico competente in acustica. Dovete avere una strumentazione che ha un proprio costo, dovete mettere in conto intorno tra virgolette 10.000 euro. Dovete tenere conto che la regione che colora è qua, quelle poi ce ne ha tutti quanti, io dico, ce ne ha tutti quanti, mi porto a braccio. Il problema è sempre quello che dicevamo. Allora cortesemente, avete come interlocutore la regione per questa iscrizione, perché può essere interessante avere questa iscrizione all'elenco, però la regione che neanche lei ne ritegna ci crea problemi. Dopodiché quando si fa la verifica tecnica, il metodo comparativo va bene per alcuni casi, tipo il rumore dei tacchi, i rumori della radio, i rumori dell'elettrodomestico. Dovete però accompagnarlo a una verifica di tipo strutturale, che giustamente l'avvocato vi chiede, sì o è, tu hai trovato un delta molto superiore a 3, ma è veramente tutto causa di chi crea o contribuisce l'esistenza di un solaio o di pareti insufficienti, e quindi dovete dare una risposta di questo genere è ongiusto, perché mentre i 3 dB si verificano con un fonometro, qua ci vuole la macchina del tempestino, la sorgente tra virgolette che riproduce il rumore e chi altro. Però ecco, bisogna opportunamente sapere. Un'ultima cosa, se la lamentela è degli impianti, non tra virgolette va fatta la verifica con il metodo comparativo, ma va fatta la verifica con il valore assoluto, i 35 dB che non devono essere superati. Signori, a vostra disposizione, sempre che sia in grado di darvi una risposta, se volete qualche domanda. Se avete qualche domanda. Scusatemi, ma invece qualora il fabbricato sia già stato costruito e non si voglia procedere in maniera così invasiva, diciamo, con un pavimento da ritenere il possibile, avere qualche cartolino di esempio, sempre dico un altro che diciamo ok. Sì. Potrebbe essere una. Però a quel punto il problema è. Che ci sia tra virgolette o una sentenza del magistrato che sulla base è... sì che cioè io credo... l'importante è avere il risultato, io il risultato lo posso anche raggiungere con la moquette, però ovviamente la moquette è un qualcosa ormai tra virgolette che viene vista non solo non regolata da alcuna specifica normativa legge, ma anche poi ci in un modo superato, però se entrambi sono d'accordo pagandoci la somma bisogna impedire, per impedire o lo impediamo all'origine o mettiamo un'interruzione che a te deve, ovviamente sotto qua deve contribuire anche quest'altro, però il grosso sta sopra, non solo. Stiamo dove... Poi silenzio per cortesia. Sui commissioni praticamente si propagano con numero di differenza, diciamo, di frequenza, quindi quelli acuti e quelli bassi hanno una propagazione diversa. Nel momento in cui noi andiamo a fare una verifica controllo, e quindi dovremmo verificare se un suono alto, un suono acuto, con frequenza alta e se un suono basso. Però siccome le strutture praticamente possono entrare in risonanza, cioè praticamente ci sarebbe la possibilità che i suoni bassi possono avere una frequenza simile a uno spessore, e quindi noi potremmo fare una verifica passata, perché in un'altezza di 30 cm vicino a un suono basso potrebbe chiaramente trasmettersi in modo diverso da un suono alto. Quindi noi in questo caso particolare, volendo approfondire, come potremmo tenere presente il problema della differenziazione dei suoni a frequenza alta, a frequenza bassa e quindi il rischio di risonanza con la struttura? La risposta la dà proprio la normativa che indica come procedere. Io ho parlato solo del risultato finale, 63 dB, ma questo 63 dB arriva dopo una serie di operazioni. La prima operazione è quello che diceva lei. Cioè io devo, tra virgolette, leggere per bande di frequenza il rumore che viene da sotto. Parto da 100 Hz
e dica 100 Hz, quanto leggo? Leggo per esempio, non lo so, 70. Quindi viene fatto una lettura differenziata. La lettura di 8 diverse letture. Queste 8 diverse letture, i valori si vanno. Esatto, si copre da 100, attento, quando parliamo al punto ci fermiamo a 3150, teniamo conto che noi per alcuni, teoricamente, potremmo arrivare a 20.000, ma chi ci vuole arrivare a 20.000? Non so, un giovanotto. Quando ha sentito la terza volta, ha detto, ma che faccio? Come ne vado proprio? I 20.000 sì, in certo qual modo sono quasi per i giovani, ma per, ancora giovani, ma per me il 20.000 me lo sogno, cioè io suoni dopo ai 10.000, non sono in grado di percepirmi, che ormai l'apparato io non sono in top. Qua per legge mi devo fermare a 3150, quindi quando parliamo di acute, insomma, il basso è 100, però io questi valori li devo acquisire, li devo mettere in un grafico, e qua ci sono le frequenze, e costruire una curva. Questa curva si confronta con una curva standard e in corrispondenza di 500 Hz si legge qual è il livello che leggo sul sesto livello. È inferiore a 63, bene, se è superiore, male. Però il tutto passa attraverso quello che diceva lei, cioè ogni banda di frequenza viene trasmessa in un certo modo e io la devo, tra virgolette, individuare. Signori, grazie.